Bianca Berlinguer non fa condannata, ancora polemica per la DO alla RAI. Bianca Berlinguer non convince per niente un telespettator, non la seguirò. Sul settimana le nuovo TVC una rubrica in cui i lettori hanno la possibilità di esprimere la propria opinion sui programmi televisivi et i conduttori. Et in questa occasion uno di loro ha voluto dire la sua sulla prodo della giornalista Bianca Berlinguer sulle frequenze di Rete 4 con il suo nuovo talk show politico e, sempre carta bianca. Cosa ha detto? Non ha nascosto tutte le sue perplessità, chiedendo si cosa c'entrino lei e Mauro Corona sulla cadetta Mediaset. Io non la guadero, mi piace Rete 4 perché denuncia tutto il Marzio Cece nel paese, ma la Berlinguer e quel Mauro Corona c'è cosa c'entrano. Meglio guardare il programma prima di condannare, consiglia il settimanale TV. Dopo aver letto attentamente le mail del lettore del magazine Nuovo TV ci gestisce la suddetta rubrica ha espresso la sua opinion in merito. Et in questa circostanza non ha nascosto di credere che il lettore originario di Massa Carrara sia stato un po' troppo severo nei confronti di Bianca Berlinguer, la quale è finita al centro dei rumor. Difatti è stato fatto notare allo spettator in question che prima di giudicare ed arrivare a dare una sentenza così forte dovrebbe almeno seguir qualche puntata di E Sempre Carta Bianca in onda ogni martedì sera su Rete 4. Non sarebbe meglio seguir qualche puntata del nuovo programma di Bianca Berlinguer prima di condannare senza appello il suo passaggio alle reti dei Berlusconi. E, poi stato fatto notare allo spettator e lettore del periodico diretto da Riccardo Signoretti che la Berlinguer è pur sempre una giornalista esperta con il suo stile. E, sempre carta bianca, le polemiche di Fampano, il telespettator ci fa giù pesante. Il lettore di Nuovo TV ha anche contestato il fatto che Bianca Berlinguer abbia deciso di dare al suo nuovo programma decisamente un titolo del tutto simile a quello che ha condotto per anni su Rai 3. Ci gestisce quindi la rubrica non ha nascosto di credere che ci sia una spiegazione decisamente valida di fondo. Questo titolo è un modo per dire ai feci telespettatori, ehi, ora siamo qua. Ece anche Mauro Corona. A prescindere dalle perplessità del lettore comunque fino a questo momento gli ascolti hanno dato ragione alla giornalista e a Mediaset. Il suo debutto su Rete 4 hektar kuaso registrato il 10% di share, mentre la scorsa settimana ha ottenuto un buon 7%, decisamente sopra la media di Rete.